dell'estate, cioè ci sono delle ipotesi, le farà la nostra Lidia Cimino, andate a trovare a Radio 105 un DJ, che non viene mai da dire, di fama, che è Ringo. Tu, qual è, tu cosa cantavi l'altro giorno, la sera, a serragliare, no? Come? No. No. Blu, blu, I love you. È un tormentone, quello è un mal di testa, vabbè, vediamo cosa invece ci dice Ringo, intervistato dalla nostra Lidia Cimino. Sei un tormentone tu, ma la canzone... No, la canzone, va questa bene. L'ultima. Brava, sta tranquilla. Ciao, Radio 105 inizia Ringo for President, diretta anche oggi. Siamo a Radio 105, siamo venuti per capire quali saranno i tormentoni del 2004. Qua dentro sta trasmettendo Ringo, andiamo a curiosare. Fermiamoci qui. Cosa prenderà il posto della canzone Capitano, di Chihuahua, di Obsession quest'anno? Ahimè, cosa prenderà il posto? Altri tormentoni. Noi stiamo lanciando questo ragazzo che si chiama il Baronetto, che canta questo pezzo, si chiama La Gallina. Sono sicuro che dalla settimana prossima diventerà il tormentone estivo, proprio non ne potrete più fare a meno, anzi lo odierete il Baronetto, questa gallina è sicuro. Canta, gallina canta, tutto quanto pianta. Già rimane in testa, Già rimane in mente. Poi abbiamo, non so, un altro italiano stasera, La Luna ci porterà fortuna, l'avete sentito mille volte, ma anche perché uno se lo sente in radio, se lo vede in televisione, lo vede negli spot, va a cinema, lo sente e nel giro di una settimana, 10 giorni, è tormentone. Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna. Stasera la luna ci porterà fortuna, la luna. Stasera la luna. Vasco Rossi, anche lui è stato carpito da una grossa azienda, la sua canzone, il nuovo singolo Come stai è diventato anche colonna sonora dello spot. Vasco Rossi, Come stai, Vasco, non ti bastano già i soldi che hai, anche tormentone mi devi diventare. Beh, ascolteremo naturalmente altri DJ, ma questo mi sembra delizioso, canta gallina, canta, canta gallina. Lo sapevo. No, non lo sapevo. Come? Canta la gallina, canta, fa 150. Allora, ma che sapevi? Già sapevi che vince questa? No. 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 Sigla per la pubblicità, poi torniamo. Troppo divertire questo artista che tu hai chiamato il Baronetto. Infatti il Baronetto, l'ho chiesto perché veramente è troppo simpatico, poi lui in realtà si chiama Mauro. Sappiamo solo che è di Pavia e abbiamo il ballo di questo ragazzo italianissimo di Pavia, ricordo si chiama il Baronetto, che ha fatto questo pezzo per la sera, anche la sera carriera, quindi speriamo di portare fortuna al Baronetto. E allora come disco Ringo per chiudere il grande Baronetto con la gallina, mi fa troppo ridere la gallina, ragazzi, sentite che roba. Disco Ringo, disco Ringo, disco Ringo. Di un ragazzo strano, in giro adesso,